Buonasera e ben ritrovati a tutti sul canale di Rubaldo Gamer. È da tanto tempo che ormai abbiamo finito la serie di Layers of Fear e vi avevo promesso che vi avrei portato un video di approfondimento proprio per parlare insieme di questo finale che ci ha lasciato un po' con l'amaro in bocca, ma anche di vedere i famosi finali che diciamo sono alternativi che possono avverarsi qualora effettuiamo azioni diverse durante il cammino del gioco. Ovviamente io ho intrapreso la mia, che è quella che avete visto, ma ora magari mentre parlo e vi racconto la storia vi metterò in sottofondo anche tutti gli altri finali in modo tale che potete vederveli. Quindi ragazzi, adesso io non mi vedrò più, farò vedere i finali e sentirete solamente la mia voce. Bella! Premetto già che tutto quello che sentirete in questo video sono considerazioni che mi sono fatto seguendo la trama e cercando qualcosa su internet. Purtroppo su internet non c'è una vera e propria spiegazione sulla trama di questo gioco e sulla trama che c'è dietro più che altro questo gioco, perché la trama del gioco alla fine giocandoci uno lo capisce. Intanto potete ammirare i finali in modo tale che insomma vi fate un'idea anche sui finali alternativi, ecco che qui abbiamo quello della moglie. Comunque vi stavo dicendo, per capire cosa c'è dietro la trama è meglio iniziare proprio dall'inizio. Per chi non l'avesse capito, noi siamo dei pittori, questa è la nostra casa e all'inizio ci sembra tutto molto normale, ma capiamo diciamo dai primi 10 minuti di gioco che qualcosa non va, che in realtà questo pittore sta impazzendo giorno per giorno, nella casa non c'è più nessuno perché sono successi degli eventi che ci hanno portato a impazzire. E questi elementi sono: il primo, capiamo forse dalla prima parte di gioco che sua moglie, che era una bellissima moglie, che probabilmente posava per lui e lui diciamo ci faceva tantissimi quadri, infatti lui era un pittore molto acclamato dalla critica ed era molto ricercato, le sue opere erano di gran valore. Cosa succede? La moglie invece era una suonatrice, suonava il pianoforte e durante diciamo un suo spettacolo è scoppiato un incendio, non si sa bene di quale natura, e la moglie rimane ferita gravemente, quindi tutta ustionata, lui corre in ospedale. Infatti in una parte del gameplay abbiamo il nostro personaggio che spinge una carrozzella con sopra una persona, e quella persona è la moglie. E cosa succede? Questa moglie rimane sfigurata da questo incendio e noi ne risentiamo molto di questa cosa perché ovviamente è sfigurata, è brutta, non può più posare per noi. E quindi cosa succede? Possiamo vedere anche qui nel finale che ci sono milioni di quadri con la faccia della moglie. Lui si ossessiona a tal punto che riprova a dipingere la moglie però con le sembianze di bella donna, non figurata qual è, però lui non riesce in nessun modo, è ossessionato da questa cosa. E quindi qui arriviamo, diciamo, nella trama più creepy della storia, ovvero che lui per effettuare i suoi dipinti cercherà in ogni modo di utilizzare degli elementi originali per far rendere il quadro vivo, come dice lui, diciamo. Non si capisce se è tutto un sogno quello che lui fa, che va dalla moglie, gli cava l'occhio, poi va dalla figlia, gli taglia i capelli per farci un pennello per dipingere meglio, non si sa, però insomma ci sono un sacco di elementi che ci fanno capire che in realtà lui potrebbe aver utilizzato componenti proprio fisici della propria famiglia per comporre questi quadri. Scopriamo alla fine che lui in realtà era talmente ossessionato dai suoi dipinti che trascurava tantissimo la famiglia anche prima di questo incidente. Infatti la figlia spesso la cacciava via perché era indaffarato e litigava con la moglie perché spesso entravano dei ratti e gli mangiavano i disegni. Quel poco tempo libero che magari riusciva a passare a casa con la figlia era sempre in litigio, tra virgolette, perché ad esempio notiamo sempre in un'altra scena del gioco dove lui ricorda un momento passato con la figlia dove stavano disegnando insieme, la rimproverava che aveva, diciamo, realizzato un cavallo fatto veramente male, ma perché appunto disegnato da una bambina. Allora lui prende questo foglio, lo strappa e gli dice che non sa disegnare, allora la bambina si offende e se ne va. Sono tanti piccoli elementi che man mano che noi progrediamo col gioco capiamo. Addirittura ancora un altro litigio si può vedere quando noi troviamo la museruola del cane, mentre la moglie in realtà desiderava un gatto. Quindi lui cosa fa? Fa una specie di scherzo, la moglie gli diceva che voleva questo gatto, in realtà lui prende un cane, quindi fa un altro torto. Sono tanti piccoli torti, portano man mano la coppia a distruggersi. E addirittura troviamo delle altre lettere che sono scritte questa volta dalla moglie, dove praticamente scopriamo che lui, dopo diciamo questo incidente dell'incendio, di nascosto faceva venire altre donne per dipingere, quindi donne sane, per fare dei dipinti belli e non dipingere la moglie. Un altro dei possibili finali è questo qua che stiamo vedendo in questo momento, dove lui rappresenta se stesso, quindi
l'egoismo puro. E adesso vediamo appunto l'ultimo finale, che è questo, dove noi appunto rigiriamo per la casa, andiamo nella stanza dei dipinti e qui ci sono tutti i quadri che aveva dipinto della moglie, vedete, e qui c'è una parete vuota dove andremo ad appendere il nostro quadro. Quindi il quadro che ci rappresenta, noi siamo finalmente questi, ci possiamo vedere, e lui è veramente contento di questa opera, che poi scopriamo che viene addirittura messa in un museo con tanti altri dipinti. E questo forse è il finale più brutto, tra virgolette. Ed eccoci di nuovo qua, ragazzi. Queste sono le informazioni che ho potuto dedurre appunto dalla storia, ma rimangono ancora tantissimi dubbi che ci verranno svelati probabilmente anche in un DLC che, diciamo, è uscito dopo. Questo DLC per il momento non voglio portarlo, voglio sapere un vostro parere se vorreste vederlo nel mio canale oppure no, magari anche prossimamente, non subito, non c'è fretta. E niente, ragazzi, questi erano i finali di Liar Sofia. Spero di avervi chiarito meglio anche la storia, se ancora non l'avevate capita. Con questo era tutto, ragazzi. Vi ricordo come sempre che se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, scrivere un commento se volete appunto interagire ancora di più con questo video. E niente ragazzi, se volete potete condividerlo con i vostri amici e noi ci vediamo come sempre nel mio canale per un prossimo episodio. Bella!